Ben ritrovati a Terra Santa Link, linea diretta con Gerusalemme. Oggi parliamo di Siria perché, come è noto, la Russia negli ultimi giorni è intervenuta militarmente nell'area a fianco, almeno sulla carta, della coalizione. Il ritorno di Mosca tra i grandi protagonisti dello scacchiere medio orientale si inserisce nel gioco di equilibri e di interessi delle potenze mondiali. Per capire meglio le dinamiche, ci avvaliamo ancora una volta del prezioso contributo e dell'analisi di Lorenzo Nannetti, responsabile scientifico del Caffè Geopolitico. Vediamo. La geopolitica mondiale torna a puntare la propria attenzione sul dramma siriano. Le varie potenze coinvolte vogliono porre fine al conflitto in corso da oltre 4 anni, ma ognuna vuole chiudere la partita alle proprie condizioni, come la Russia, che per difendere i propri interessi è intervenuta militarmente, bombardando, questa l'accusa degli Stati Uniti, non l'ISIS, ma gruppi di ribelli. Gli interessi russi oggi in Siria sono una base navale, la base navale di Tartus. Finché Assad era considerato abbastanza forte da poter controllare il proprio territorio dove risiede questa base, per Mosca non c'era problema. Oggi Assad è molto debole, rischia il collasso, ha deciso di provare a proteggere da sola, il proprio tesoro, la propria base navale. Ed è proprio per questo che non ha attaccato l'ISIS, perché l'interesse della Russia è appunto proteggere se stessa, la propria base e quindi il territorio di Assad attorno alla base, per cui ha attaccato i gruppi estremisti che maggiormente minacciano questi territori. E questi gruppi non sono l'ISIS, perché l'ISIS è semplicemente più lontano geograficamente. Così, mentre programmano un tavolo di confronto che coinvolga Iran, Turchia, Arabia Saudita ed Egitto, Stati Uniti e Russia restano in conflitto sul destino del presidente siriano Assad, che gode della protezione di Putin, almeno per il momento. Per la Russia Assad in fondo è solo una pedina. Se un domani un accordo molto più generale con l'Occidente, con gli Stati Uniti, ad esempio anche solo per un accordo altrove nel mondo, come in Ucraina, prevedesse anche come contropartita di lasciare che Assad venga incriminato o comunque che venga tolto di mezzo, magari sostituito da qualcun altro, beh, allora forse anche la Russia potrebbe essere disposta a sacrificare Assad. E se la Russia si propone come un possibile attore nello scacchiere medio orientale, un altro protagonista fondamentale è l'Arabia Saudita. Particolarmente significativo per le dinamiche dell'area è il suo rapporto con la Francia. Non a caso, negli ultimi giorni, Parigi ha annunciato un'inchiesta per crimini contro l'umanità nei confronti di Assad, a seguito della diffusione di foto che testimoniano le torture perpetrate nei confronti dei prigionieri nelle carceri del regime siriano. L'Arabia Saudita è uno di quegli attori che si considera possano aiutare alcuni gruppi estremisti nell'area, per cui includerla in un processo regionale di pacificazione è necessario per togliere aiuti a alcuni di quei gruppi estremisti. Ed è qui che si inserisce appunto la Francia. La Francia è un paese che ha degli interessi prettamente economici in questa storia. La Francia vende armi a molti paesi del Medio Oriente, l'ha venduta recentemente all'Egitto, ad altri paesi alleati dell'Arabia Saudita. Questa è una mossa di marketing anche. Sicuramente c'è in qualche senso anche di etica, però principalmente è una mossa per mostrarsi vicino agli interessi dell'Arabia Saudita e dei suoi alleati e quindi, come dicevo, rendere più appetibile i propri prodotti di tipo militare. Detto questo, c'è una grossa differenza tra ciò che si dice a volte in pubblico e ciò che poi si fa dietro le quinte. La Francia potrebbe benissimo utilizzare, come fa, parole di fuoco contro Assad in pubblico, ma dietro le quinte comunque lavorare a un qualche forma di accordo. Ma non è stata solo la questione siriana a tenere banco alle Nazioni Unite. A suscitare scalpore e molti interrogativi sono stati anche gli interventi dei due protagonisti, per così dire, del conflitto israelo-palestinese, Mahmoud Hamas e Benjamin Netanyahu. Sentiamo. Per la prima volta la bandiera palestinese sventola al palazzo di vetro dell'ONU, ma al di là dei messaggi simbolici, la questione israelo-palestinese è quanto mai lontana da una soluzione. Lo dimostrano i discorsi tenuti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite da Mahmoud Abbas e da Benjamin Netanyahu.
Fino a che Israele rifiuta di impegnarsi sugli accordi firmati con noi, rendendoci un'autorità senza poteri reali, di fermare le attività di colonizzazione, di liberare i prigionieri palestinesi, non abbiamo altra scelta, ha dichiarato Abbas. Non possiamo essere i soli ad attuare gli impegni. Non possiamo continuare a ritenerci legati a questi accordi. Gli accordi in questione sono quelli firmati ad Oslo nel 1993, che fissavano la roadmap per porre fine al conflitto tra israeliani e palestinesi. Abbas non ne ha dichiarato apertamente l'annullamento, ma l'ha lasciato intendere. Resta il grande interrogativo su quali possano essere le conseguenze della sua presa di posizione. Il presidente, che negli ultimi anni ha perso progressivamente credibilità agli occhi della popolazione palestinese proprio per il suo comportamento ambiguo nei confronti di Tel Aviv, nel suo acceso discorso all'Assemblea ha ricordato le attuali tensioni sulla spianata delle moschee di Gerusalemme e il tentativo di Israele di cambiarne lo status quo, così come la politica coloniale dello Stato ebraico in Cisgiordania, che ha portato a tragici episodi come la morte del piccolo palestinese Ali Dawabsha, arsovivo a 18 mesi assieme ai genitori da parte di estremisti israeliani non ancora arrestati. La Palestina è uno Stato sotto occupazione, ha dichiarato Abbas, che ha invocato la protezione delle Nazioni Unite. Israele si aspetta che l'autorità palestinese rispetti i suoi impegni, ha replicato il giorno seguente Benjamin Netanyahu. Sono pronto, ha dichiarato, a riprendere immediatamente i negoziati di pace diretti con l'autorità nazionale palestinese senza alcuna precondizione. Sfortunatamente, ha aggiunto, il presidente Abbas ha dichiarato ieri di non essere pronto a farlo. Spero che cambi idea, perché io continuo a sentirmi impegnato verso una visione di due Stati per due popoli, in cui uno Stato palestinese demilitarizzato riconosca lo Stato ebraico. Rivolgendosi direttamente ad Abbas, gli ha intimato di smettere di diffondere menzogne sulle intenzioni di Israele sul Monte del Tempio, come gli ebrei definiscono la spianata delle moschee a Gerusalemme, dove, ha sottolineato Netanyahu, siamo pienamente impegnati nel mantenimento dello status quo. Il discorso del premier si era precedentemente soffermato ancora una volta sulla minaccia iraniana e sulla dura opposizione all'accordo sul nucleare raggiunto lo scorso luglio. Un accordo, ha ribadito, che non renderà più probabile la pace, ma la guerra. L'Iran minaccia di eliminare il mio popolo e la risposta internazionale è stata un assoluto silenzio, ha aggiunto Netanyahu, facendo seguire alle sue parole quasi un minuto di silenzio per dare forza al suo messaggio. Il conflitto israelo-palestinese è dunque ben lontano da una soluzione. Un'intesa è stata invece trovata su un'altra questione che, seppur in dimensioni più limitate, aveva suscitato una forte mobilitazione, lo sciopero delle scuole cristiane in Israele. Vediamo. Con quasi un mese di ritardo rispetto agli altri istituti, le scuole cristiane di Israele hanno finalmente dato il via al nuovo anno scolastico. È stato infatti raggiunto un accordo con il Ministero israeliano della Pubblica Istruzione sulla questione dei finanziamenti statali, accordo che pone fine a 3 settimane di sciopero e di mobilitazione. Insegnanti, studenti, genitori e rappresentanti della Chiesa non avevano esitato a scendere in piazza per denunciare con forza le restrizioni di bilancio che negli ultimi 2 anni hanno messo a dura prova le 47 scuole cristiane presenti in Israele, che accolgono 33.000 studenti, di cui la metà appartenenti ad altre fedi religiose. La determinazione delle scuole cristiane ha sorpreso le autorità israeliane. Dopo lunghe trattative e un dibattito in seduta plenaria alla Knesset, il Parlamento israeliano, il Ministero della Pubblica Istruzione ha presentato un elenco di proposte che l'Ufficio delle Scuole Cristiane ha accettato. L'intesa prevede, entro la fine del 2015, il versamento agli istituti cattolici di circa 11.350.000 euro, più un altro 1.700.000 euro per l'anno scolastico in corso. I tagli ai fondi statali introdotti nel biennio 2013-2014 verranno aboliti, permettendo di ridurre le rette del 25%. Secondo l'accordo verrà istituito un comitato di negoziazione che riunirà rappresentanti dell'Ufficio delle Scuole Cristiane, del Ministero dell'Istruzione e del Dicastero delle Finanze. Il suo compito sarà quello di proseguire il dialogo e provare a regolare i punti ancora in sospeso entro marzo 2016. Per i problemi quotidiani sarà istituita una seconda squadra, permanente, costituita da scuole cristiane e Dicastero dell'Educazione. Sarà infine una commissione ministeriale ad occuparsi del problema relativo alle spese dei genitori degli alunni.
I docenti potranno partecipare nuovamente ai percorsi professionalizzanti promossi dal governo e gli studenti saranno ammessi ai corsi suppletivi. È già previsto un programma intensivo per recuperare le ore scolastiche perse in queste settimane. Da parte loro le scuole primarie si impegnano a non scioperare per l'intero 2016, quelle secondarie fino a luglio 2017. A felicitarsi per il raggiungimento dell'accordo è stato lo stesso presidente israeliano. Credo che questa intesa, ha dichiarato Reuven Rivlin, sia stata costruita grazie al ristabilimento della fiducia tra le due parti e spero che ciò condurrà a un rafforzamento delle relazioni in futuro. Si è trattato di un incendio doloso, un atto di vandalismo in piena regola che racchiude una matrice confessionale ad opera di un gruppo o singoli esponenti del radicalismo islamico. È quanto riferisce ad Asia News Sobi Markul, cancelliere del Patriarcato Maronita di Gerusalemme, in merito al rogo divampato sabato scorso nel convento maronita di San Charbel a Betlemme. Le fiamme non hanno causato vittime o feriti, perché l'edificio al momento è disabitato e oggetto di lavori di restauro, ma i danni sono evidenti e la comunità cristiana della zona non nasconde i timori per possibili nuovi episodi di violenza. Fonti della polizia, che ha aperto un'inchiesta sulla vicenda, affermano che si tratterebbe di gruppi estremisti musulmani attivi nella zona. E questo è tutto per questa edizione. L'appuntamento con la Terra Santa e il Medio Oriente torna come sempre la prossima settimana. Arrivederci.